un nuovo video. Tu puoi dire e soprattutto iscrivetevi al canale. Ah, giusto, è vero, iscrivetevi al canale, che è un super canale. Brava, vi divertirete tanto. Non l'ho pagata, oggi è solo apriamo mia amica Chips. Allora, vi spiego, c'è un senso, aspettate che Caterina abbassa dietro lo scatolone. Ignorante. Allora, praticamente l'altro giorno su Instagram mi esce sta pubblicità. Ora, se c'è una pubblicità che ho scritto, mystery box di patatine. Che fai, non la prendi? Cioè, non so, potevo non acquistarla, potevo, certo. No, quindi l'ho comprata. È arrivata tra l'altro in 2 giorni. Ah, quella si balla. Non è un soprammobile, è mio marito. Lui ha fatto solo di mangiare le patatine. Lui fa l'assaggiatore ufficiale. Silvano ha voluto partecipare perché ha capito che si è magnato, quindi vabbè, partecipa. Allora, ma c'è sta pubblicità, 16,90 euro, spedizione inclusa, una mystery box di patatine. E la promessa è che ci dovrebbero essere 2 gusti inediti. Ok, però io non ho idea di cosa ci sia dentro. Però quando mi è arrivata da Marco, chiaramente sono andata a prendere lo scatolone. Io non mi aspettavo che fosse più grande di Caterina. Cioè, aspetta, pensavo, di solito quando fanno queste cose, tipo mystery box, scatoletta, no? Invece è arrivato sto coso, quindi ora io non so cosa c'è dentro. È tutto imballaggio. O è pieno di carta, oppure effettivamente è pieno scarta di patatine. Scarta la carta, scarta la carta. Viene da Castiglione delle Stiviere. Ah, oh. Pesa 3 kg e 200 grammi. De cartone. Non lo so. Ah, 3 kg e 200 de cartone. Allora, penso che la potete ancora comprare comunque, se la andate sul sito di Amica Chips. Non lo so se è una cosa edizione limitata. Guardate prima se vi piace. Allora. Apriamo. Però non è che le assaggiamo tutte. No, allora che siamo venuti a fare? Che vabbè, vediamo che cos'è. Vabbè, intanto tu apri. Se ci sono le patatine classiche. Vabbè, apri, che poi aperitivo. Pasqua oggi, cioè non so quando vedete questo video, ma è Pasqua. Vedi? Allora. Allora, è pieno di patatine. Ma è pieno, pieno! C'è pure lo scontrino. Amica Chips, 16,90. Oh. Oddio! Pieno, fino all'orlo. Oddio! Ma sono tantissime! Amica Chips, andate. Scontrino. Ma scusate, no, non possiamo mangiare tutte queste patatine. Sì, sì. No, perché io ovviamente la passione per le patatine ho presa da Caterina. Allora, mettiamolo giù e mettiamolo giù e tira le. Allora tutte le cose. Pallina gusto pizza. Non fritto. Perciò. Ma come piove? Non è fritta, perciò si può mangiare. Ma che stai a dire? Aspetta, scritto, ma facciamo scritto delle valutazioni, non è che possiamo assaggiarle tutte, no. Sceglieremo i gusti più particolari. No, assaggiamole tutte, che Amica Chips deve sapere come noi valutiamo i suoi prodotti. Questo è non fritto, 50 grammi, bustina. Questo sei, mangiamo, se apri si va, non finisce. Allora, facciamo l'assaggiatore ufficiale. Venuta apposta, ve magna. Assaggiatore ufficiale, vai. Due palline. Due. Io una, dai, faccio con un'unica. Non mi piacciono. Buone, la pizza. Va. Un'altra. No. Una pallina, non mi piace. A me sì. Ma le patatine al gusto. Allora, queste ce le portiamo via noi. No. A me piacciono. Dai, questi non li assaggiamo, su, sono cornetti. No, dai, non apriamo tutto quanto. Vabbè, teniamo, allora, questa cornetto semplice al formaggio, quelli classici. Che poi, tra l'altro, li teniamo in stand-by. No, perché a lei gli piacciono mosci, a me no. Li teniamo in stand-by vedendo cosa c'è nella scatola. Se poi nella scatola non c'è niente che ci può soddisfacere più di questo. Soddisfacere. Allora ci mangiamo pure queste. Vai, vada avanti. Aiutante. Sticker 3D. Questi è sticker 3D. Però come faccio a capire quali sono i gusti inediti? Io queste le ho mai viste, per esempio. Allora sarà un gusto inedito. Questo è 40 grammi. Rettangolare. Mi sai tocca accelerare, perché tu non hai capito quanti ce ne stanno qua dentro. Assaggia veloce. Tutte diverse voi. Sempre due. Sempre due. Deve crescere.
Ah, mi rendete conto che quanto sta piovendo? Questo è ketchup. Questo c'è scritto gusto ketchup. Buono questo gusto ketchup. Va avanti. Lo diciamo noi. Tu fai solo la passatrice. Che so, Luca? Tu fai solo la passatrice. Pure queste ne ha bisogno di assaggiarle. Pensate che queste, quando era bambina io, le vendevano sfuse nella busta. Ah, la racconto sempre questa cosa, però con le palline dal pizzettaro, non ci portava nonno. Dal pizzettaro, nonno. E quando ero piccola io però, ragazzinetta, 12 anni, così ci facevano uscire all'epoca, che andavamo a messa la domenica, quando tornavamo ci compravamo queste qua, la bustina di queste. Che sono le patatine a fiammiferino. Le vendeva appeso. Appeso. Perciò per il momento non la assaggiamo. Comunque piove di rotto. Un altro coso di cornettini. Vabbè, tieni lo stand-by un altro coso. E un altro coso di questi. E poi quanto costeranno queste patatine? Un euro? Sono tutte, queste sono senza glutine. Ma quanto costeranno queste patatine? Di no. Questi sì. Sono penso di promozione. Però. La busta? No, sì, questa no, piccola, quella piccolina. Ma non credo ci sia. Non lo so se ci stanno quelle confezioni no, da 6. No, queste sono quelle che vendono tipo da... un euro e dieci, un euro e venti, sì. Non so se siamo rientrati. Sì. Minimo un euro. Bustona di patatine. Vabbè, senza sono le classiche. 180 grammi. Vabbè, queste ne dobbiamo assaggiare. Va bene, per il momento non le assaggiamo, stasera davanti alla televisione. Porca miseria. Ah, queste poi. Queste si vanno se porta via. Queste sì, però sono 400. Posso dire, non sono arrivate manco troppo scappolate. No. Cioè, poteva andare peggio. Assaggiatore, sei stato male però a sto giro, perché abbiamo assaggiato poco. Un'altra? Dopo per caprile l'altra. Aspetta, dopo. aspetta, che c'è un sacco di roba qua. Aspetta che c'è un sacco di roba. Queste sono quelle che si vedono. Vabbè, sono quelle qua, le rustiche. Le rustiche. Queste sono le rustiche. Sì, anche rustiche. Un altro sacchetto di rustiche. Cioè, allora, i sordi già abbiamo superati, sì. Se compri perché poi sono mica chips, non so quelle discount. Sì. Cioè, sì. Secondo me 17 euro, eccoci qua. Sì, E qui è ancora pieno, Sì, a voglia. Ma a voglia. Wow, queste ricchezze mi piacciono. A me sta buona, ci pensavo. I triangolini di mais. Ah, di mais. Tortilla. Ah, tortilla. Ah, sono tutte bustine. Sono tutte bustine. Brava, stasera. Certo, come se oggi mangiassimo poco, quindi vabbè, da qua stasera. Uno dice sempre stasera non ceno e poi queste sono 9 pepe lime. Dici che sono 9 queste? Pepe lime. Come facciamo a capire quali sono quelle nuove? Assaggiamo. Questa assaggiatore qua reclama. Pepe lime, assaggia pepe lime. Ci manca che non assaggiamo solo con olio di girasole. Prega amore. Ecco qua. Queste sono nuove. Buone. Non ho capito bene. Queste le fa pure a San Carlo. Pure le volpigno. Buone. Delicate, non troppo pepose. È vero. Buone. Le volpigno sono troppo con lo spritz. Bravo, questa è con lo spritz. Solo che questa è braccine corte, non ce l'ha fatto spritz. Oh, prosecchi. Va bene. Questo è bacon, questo è buono. Bacon gusto intrigante. Questa sarà nuova, gusto intrigante. No, non so 9, però noi dobbiamo assaggiare perché non c'è bacon dentro. Vabbè, sì. La roba. No, c'è bacon. Non mi legge. Non ce lo mangiare. Ma magari non c'è il bacon. Sì. Ma non è vero. Farina, fecola, aroma al gusto bacon. No, non c'è il bacon. Se noi, c'è l'aroma al gusto. No, sono quelle fake, no? Ah, vabbè, comunque erano buone. Fammi assaggiare bene che non ho capito. Assista la gusto. Sì, però non c'è il bacon. Buono, è solo l'aroma. Complimenti, chips. Buonissime. Ma anzi, mica chips, se vuoi mangiare mica chips, se questo non me l'ho comprato, insomma. Mandaci. Per fare una pubblicità migliore. Queste sono nuove. Ah, limone e basilico. Queste non ho mai viste. No, limone e basilico non abbiamo mai visto. Cioè, limone e basilico. Ma che è limone e basilico? Limone col basilico. E che gusto è? Non lo sentiamo. Non è questo. No. Prego, assaggiatore ufficiale. Perché tipo la Giancarlo ha fatto quelle al pesto. Si fermano sulle sisi. Ma non sanno di niente.
Di limone sanno. Di limone sanno. Ah. Basilico pure? No. Mm. Basilico poco. Solo no, buone. Molto delicatine. Mm. Sì. Neanche tanto salate. Ah, sì, questi vanno allora. Poi! Sì, buono però. Delicate. Gusto pomodorino. Vabbè, gusto pomodorino, non c'è più. Pomodorino, assaggiare. Dai, tanto di pomodorino. Che continua a suonare? Non so. Ah. Altro limone basilico. Questa da sta parte è tutte le mie, eh? Limone basilico grande. Dove 50 grammi, questo è 100 grammi. Queste di qua, perché sennò si. Ma allora più. Queste devono essere la novità. Questa è la novità basilico, secondo me. Sì. Sì, sì. Paprika. Paprika. Vabbè, questo c'è bisogno di assaggiare, no? No, no. Non ho capito bene il basilico, devo capire bene. Ma non c'è il basilico, non si sente. C'è. Vabbè, non le vogliamo aprire queste, no, perché Chiara non ce vuole aprire. Vabbè, dai. Ma non è che non ce le voglio aprire, se no fuori le altre. Pacchetti aperti. Ho capito, ma se no uno come può. Ketchup. Però questa è ketchup grande. No, prima erano fatte così. Ah, ok. Però queste invece sono patatino. Ah. Non lo so. Assaggiamo a patatina. Prego, assaggi. Poi dobbiamo far pranzo e Pasqua. Ma già l'avete visto quanta roba ha portato Caterina? Buone. Buone di paprika. Non di paprika, di pomodoro, di ketchup. Quello là era di paprika, che non mi hai fatta prima. No. Sono buone questi. Questi che buono. Questi è sempre con lo sprizzino che non ci ha fatto. Questo è proprio buono. Ma con lo sprizzino che non ci ha fatto. E smettila di lamentarti. Ancora limone, limone basilico. Se porta si porta a questo è così buono, come qua. Potevo comprare due box. Cioè, per dire, allora, abbiamo quasi finito, Altro pomodorino. Non mettere tutto da Silvano, che se no si porta via tutto. Ma il peperoncino c'è stanno, peperoncino. No. E invece... Amica, devi fare anche il peperoncino. Eccole! Questo è l'assaggio. Ah, questo è limited edition. Questo è proprio la novità, sicuro. Con la lapegno. Ecco, qui non c'è scritto limited edition, ma secondo me le novità sono ste due. Questo è l'assaggio solo su Silvano. Questo è con la lapegno. Tanto, che poi magari non sai che mi dice tanto Silvano? Che non pizzicano. No, non pizzicano tanto, perché lui il peperoncino lo mette pure dentro al cappuccino. Ah. Poi tu le assaggi. Poi tu assaggi, rimane la lingua di fuori. Sentia. Guarda. Grande esperto di peperoncino Silvano. No, non pizzicano. Sono un po' salate però. Sono un po' salate. Lui il disturbo suo è il sale. Non le mangiare, pizzicano. Non pizzicano. Poi ti rimane in mezzo ai denti il pizzichino. Ma che pizzica, fammi assaggiare bene. Dopo, quando hai finito, appena te la metti Silvano in bocca, no, ma dopo sì. Ti rimane tutta tra i denti il pizzicone. Ah no, questa è nuova. Patatine e pollo. C'è scritto limited edition pure su questa. Però queste qua al limone basilico. Io queste non le ho mai viste. Quindi chissà quali favole nuove. Boh, queste. Vabbè. Limited edition. Ho capito, però io queste vabbè, non sono mai che non stanno in commercio. Legge se c'è sta il pollo. Sì. Aroma naturale al gusto pollo, che vuol dire? Che ci sta il pollo. Tu non te lo puoi mangiare. Sei niente da vegetariana. Cioè non mangi la grana. No, aroma, il gusto pollo non è aroma, è Lazio. Mo sta a vincere Napoli. Com'è? Pollo con le patatine. Pollo al forno con le patatine. Senti quodore? Madonna. Pollo al forno con le patatine. Buonissime queste. No, sanno troppo di voglio, madonna, senti il odore. E basta, sono finite, Caterina, non lo so, mi ho perso 200 pacchetti di patatine. Guarda, facciamocene proprio tutte le patatine. Ecco qua, questa è la foto di patatine Amica Chips. Che foto? Vabbè, la foto, nel senso... Vabbè, un'istantanea di patatine.
So tante. Tante. Troppe, troppissime. No, scusate, però, mo a parte tutto, 17 euro. Ah, ho sbagliato parola di peso. Ho sbagliato parola di peso. Ah, ah. Ti hai mangiato quella al pollo. Ah, ah. Allora, a parte tutto, poca confusione, parliamo di cose serie. 17 euro, li vale? Sì, la voglia. Due di più. La voglia. Sarà, quanti pacchetti so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pacchetti. Siamo sui 40 euro tra di spesa. Piccole e grandi. Sì, sui 40 euro di si spesa. Vede quello da 400 grammi costa un sacco di soldi. Sì, infatti. Allora, secondo me quelle nuove sono quelle con scritto limited edition. Sì. Però io sono certa di limone basilico. Non l'ho mai vista da nessuna parte. Quindi. Queste qua paladine e pollo. Vabbè, queste che le scritto limited edition. Quindi saranno fatte apposta per la box. Non lo so se poi si trovano effettivamente. Non l'ho mai vista. Anche al supermercato, tra un po', magari. Non l'ho mai vista. Le altre, bene o male, anche di altre marche, sì. Ma queste limone basilico, patatine e pollo. E qual era quell'altra che non abbiamo? Otto là, alapegno. Alapegno, alapegno, tipo quando c'eravamo in negozio americano, alapegno le facevano, cioè in America vanno un sacco, in Italia effettivamente comunque, non le fanno tutte nessuno. Senza glutine. Sì, non tutte, tutte non tutte, forse, però sì, scritto, quasi tutte. La maggior parte, quasi tutte, sì. Quasi tutte. Quasi tutte senza glutine, ma mica chips, che ci tiene parecchio senza a sta cosa. Tutte no, senza queste glutine. No. Quelle no. Queste no. Vabbè, no. Comunque. Però sì, diciamo. Vabbè, tanto. Ci siamo fatti sta merendero. Sì, ma Silvano, quali sono le più buone secondo te? Queste, vabbè, io preferisco il piccante, perciò all'alapegno. Secondo te, però c'è tranquillo al pollo. Secondo me le più saporite in assoluto queste patatine a pollo. In assoluto. A me è poi piaciuto ketchup, però sono sicura. Però questo qua. Prendi. Ah, queste qua. Però sono sicura che se avessimo aperto queste ai pomodorini, avrei preferito quelle ai pomodorini. Questa pure. Però buona. Non l'abbiamo aperta, quindi. Questa è buona. Perché anche il formale è buono. Queste sono tipo i chipster, quelle che facevano una volta lunghe. Non so se fanno ancora. Va bene. Però in primis. Pollo. Sembra proprio di mangiare. Pollo al forno però con le patatine. Non so quanto saporite. Il ketchup preferisco quest'altre. Vabbè. È stato un vero piacere. È stato un vero piacere. Ma richiamaci. Non so che ce famo tutte queste patatine. Vabbè. Strada facendo. Strada non le dovreste mangiare voi le patatine, lo sapete? Lo sai, no. Queste qui verranno tutte mangiate. Ecco, hai capito? Hai capito da chi ha ripreso? Mamma, non le devi mangiare due patatine. Vabbè, non le mangio. Ah, bravo. Io non te le do. Le tengo io, le metto nello scatolone. La sorella piccola di Pinocchio. Bene, da questo... Come lo vogliamo? Spacchettamento di patatine e assaggiamento. Innumerevoli patatine, amica chips. È tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!